passare in quest'area, guarda avanti perché altrimenti non si vede niente, salta la connessione, quindi vediamo di non passare guarda avanti. La seconda è che abbiamo ancora 7 interventi prima della pausa, se siamo nei tempi riusciamo, forse per la prima volta una seconda nazionale, a rispettare i tempi che ci siamo dati, quindi continueremo a essere cattivi come siamo stati. Paolo magari ha preso un po' più di tempo, però adesso De Angelis, Roma Social Pride. Intanto due battute su Roma Social Pride, perché probabilmente poco si conosce. Roma Social Pride è la somma, la sintesi, se vogliamo, insomma, l'aggregazione di operatori sociali che fanno lavoro sociale dentro i territori del Comune di Roma. In realtà l'elemento fondamentale è questo, ma è soprattutto il fatto che questo movimento ha dato una scossa forte a associazioni, cooperative sociali nel territorio di Roma, per rimettere al centro del dibattito pubblico romano non solo la necessità della resistenza a un welfare che viene quotidianamente distrutto, ma rimette al centro la dignità del lavoro sociale, probabilmente difficilmente qualcuno difende fino in fondo, ma mette anche in evidenza che da questo conflitto che abbiamo costruito in decine di iniziative da un anno a questa parte è emersa in maniera molto chiara che la questione non è tanto e solo, anche se è assolutamente necessaria, la questione della difesa del posto di lavoro, della dignità del lavoro, della difesa dei servizi, dell'espansione di questi servizi, ma il punto centrale è esattamente che se vogliamo un'inversione di tendenza è chiaro che noi dobbiamo dire in maniera forte e chiara che il welfare è uno dei motori di sviluppo possibile della società, non è e non va inteso solo come l'ultima chance per dare qualche briciola per evitare conflitti o per far buoni qualcuno che sta in una situazione di disagio. Ecco, l'elemento forte che è uscito fuori e che per esempio vedrà il dibattito qui in questa sala il 1 ottobre, faremo un dibattito esattamente su un welfare bene comune, cioè come dire, siamo partiti da le rivendicazioni giustissime fino a ieri, abbiamo fatto un presidio sotto l'Agenzia Tossicodipendenza di Roma per rivendicare giustamente la continuità dei servizi sul territorio, ma il problema centrale è esattamente questo, di rompere questa compatibilità che dice sempre non ci stanno i soldi e quindi voi i servizi li chiudete, non ci stanno i soldi e quindi abbattiamo i soldi per gestire attività, bandi e progetti sui territori e quindi di fatto svigliamo, rompiamo le reti di solidarietà esistenti sul territorio. Ma la cosa in più qual è? È che obiettivamente nell'ultimo periodo noi abbiamo assistito al fatto che welfare è stato tagliato come accetta, noi abbiamo inutile e ridicolo le cose che abbiamo letto sui giornali, ma siamo passati a un taglio del quasi l'80% dei fondi nazionali sulle politiche sociali, e intendo politiche sociali non tanto questione o pensioni, ma intendo esattamente quel fondo che serve ed è servito in questi anni per costruire la rete capillare dei servizi territoriali, che ha dato risposta ai giovani attraverso i centri aggregativi, ha dato risposta ai cittadini attraverso la costruzione di agenzie di diritti all'interno dei territori, ha dato risposta ai livelli di partecipazione delle persone e dei cittadini del territorio, dando anche risposta a bisogni d'aiuto, quindi prendendo in carico disabili, svantaggiati vari, tossicodipendenti, ex detenuti e quant'altro. Cioè tutta questa rete articolata di servizi è stata sostanzialmente decurtata un fondo nazionale dell'80%. Significa che domani moriamo, cioè significa che tutta questa vetta di intervento va a casa. E allora ogni volta la compatibilità bisogna che pensate senti un attimo, rilanciamo lo sviluppo e la crescita e poi le briciole ve le diamo. Ecco, questa compatibilità va assolutamente ribaltata, è il welfare che produce reddito e sviluppo e non è certo un'azione industriale.
ormai si determina come una crisi stabile del capitalismo. E allora dire che il welfare è centrale non è solo fare gli interessi degli sfigati e degli ultimi, ma significa fare gli interessi di una società che ricerca le motivazioni di uno sviluppo. Quando diciamo welfare, diciamo sviluppo locale, partecipazione, quindi uno sviluppo locale del territorio che sappia abbinare risposta alle persone, servizi di comunità, ma anche servizi ecosostenibili dentro quel territorio. E allora qui è l'alternativa. Se noi riusciamo non solo a costruire un conflitto sempre più unitario, sicuramente sempre più anche efficace, no? Mettendo insieme anche pezzi diversi di movimenti e di realtà conflittuali esistenti, ma anche costruire nella prassi quotidianità di allusione a nuove forme di sviluppo. E guardate bene che qua potremmo trovare anche degli alleati che storicamente fanno questo, cioè lavorano sul micro e non lavorano sul macro, ma che oggi di fronte a questa crisi sono di fatto costretti a scendere sul nostro terreno, sul terreno di conflittualità e di rilancio dell'alternativa. È evidente che l'alternativa si gioca esattamente su una costruzione di un'egemonia culturale, riteniamo, che rimetta proprio al centro questi nuovi paradigmi, che stravolga il paradigma industrialista, che per quanto ci riguarda non produce certo più ricchezza di quanto invece può produrre lo sviluppo di sviluppo locale, welfare ed economia ecosostenibile. Grazie. Un'altra